sei venuto dal medico è perché non sta bene, ovvio. Domande inutili, mi scusi, ma con tutti i clienti che ho sono un po' fusa, un po' stanca. Allora, come mai lei è qui oggi? Cosa si sente? La febbre, mi faccia vedere, posso? Sì, è normale, non si preoccupi, non vada in allarme. Non vada in allarme, non si preoccupi. Sì, è normale, dopo il vaccino, soprattutto dopo il terzo vaccino, l'hanno fatto Moderna, è ovvio. Si sta un pochino male, ma 2 giorni, poi passa, domani sta benissimo, starà benissimo. Nessuno sa di quelli del condominio, nessuno sa che questo studio è ASMR, quindi uno studio rilassante, dove si parla a bassa voce, infatti lei parla già con un tono di voce troppo alto per i miei gusti. Parli pure anche lei a bassa voce. Qui ci si deve solo rilassare, quelli che vengono qui che stanno male, apposta uno se sta male, non vuole rumori, fastidi, gente che urla, che grida, vuole silenzio la gente che sta male, giusto? Allora io le consiglio il Polase. Comunque tanta vitamina C, visto che dopo il vaccino il sistema immunitario è un po' basso, si affievolisce un po', si abbassa, anche le difese immunitarie si abbassano e noi dobbiamo essere forti per combattere tutti i problemi legati al vaccino, in questo caso. Ma comunque anche il cambio di stagione ci ammazza, ci distrugge, ci affatica, ci stanca, ci sentiamo stanchi, spesso affaticati, quindi Polase. O Sustenium Plus Plus. Io ho 2 bustine, le ultime 2. Non posso dargli la confezione perché l'ho finita. Mi deve arrivare, sì, la prossima settimana. Queste 2 bustine gliele do a lei, l'ultimo cliente di oggi. Sustenium Plus. Questa sa come si prende, no? È vitamina C da bere, appunto sa di arancia, con succo di arancia, vitamine, sali minerali. Dopo il vaccino va benissimo questo. È utile per reidratarci anche dopo lo sport. Va benissimo, lei fa sport di solito, a parte oggi. È uno sportivo, fantastico. Lei corre, quindi salto in lungo, tennis, bello, bello, bello. Bello, bravo, complimenti. Continui a fare ginnastica, mi raccomando. A mangiare sano, mi raccomando, anche quello. L'alimentazione è importantissima. Di questo periodo ancora meglio, ancora di più. Buonissime. Tanta acqua deve bere, dovete bere tutti, tanta acqua, mi raccomando, almeno 2 litri d'acqua al giorno.
giorno bisognerebbe bere, ma anche solo un litro in un giorno va bene. Acqua naturale, niente alcol, niente bevande gassate, aranciata, Coca-Cola, niente patatine. Lo dico a lei, ma anche alle mie clienti donne, anche alle persone che comunque non praticano tanto sport. Non bisogna mangiare tante schifezze, tante caramelle, cioccolato, adesso che stiamo arrivando alla Pasqua. Iniziano già nei negozi a vendere le uova di Pasqua, il cioccolato. Giusto? Ecco. Perfetto, allora io la ringrazio di essere venuto qui da me. Il Sostegno Plus è qui per lei. Le clementine se le vado a comprare, poi se questo qui, le due bustine le finisce e se gliene servono ancora va nella farmacia, tanto qui di fianco al mio studio c'è la farmacia Comoda, nel paese sì. Ci conosciamo tutti, ma io lei non l'avevo mai vista. Sono contenta di avere un nuovo cliente. Sì, non ha la febbre, 36,5, non è febbre, è debolezza. Sono arrivate persone che avevano 38 di febbre, allora lì le davo anche magari la tachipirina, in bustine, in pastiglie, ma lei non ha bisogno della tachipirina. Poi se ne ha bisogno c'è la farmacia che le vende, ok? Va benissimo. Arrivederci, arrivederci. Si riposi oggi, mi raccomando, non vada in giro con la macchina, con la moto. Quando starà bene potrà andare, fare passeggiate oggi. Si rilassi, si riposi davanti alla televisione, un giorno all'anno si può riposare, ci si può riposare, soprattutto se si sente stanco e affaticato, prenda un bicchierino di acqua con questo qui, i sali minerali, ok? Se si sente stanco e affaticato, adesso va a casa, si riposa. Pranzo l'ha già mangiato, immagino. Perfetto. E poi domani, se vuole, può tornare qui e dirmi come sta. C'è anche il mio biglietto da visita lì sul tavolo.